Perché ho un bambino così difficile? Come si possono comprendere il ruolo e le motivazioni dell'aggressività? Sono stati i temi al centro del seminario tenutosi alla Sala Nuno Baldini in via Guaccimanni, organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Ravenna. La scuola, con sede principale a Ravenna e due sedi periferiche a Mantova e Trieste, è legalmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione come scuola di specializzazione post laurea in psicoterapia per medici e psicologi. La scuola fa parte dell'Associazione per lo sviluppo della psicoterapia psicanalitica che per suo statuto intende promuoverne la diffusione. E per promuovere la prevenzione del disagio psico-emotivo, la scuola ha dato vita anche al progetto La Casa dei Piccoli, dove si svolgono attività di gruppo con genitori e bambini dagli 0 ai 3-4 anni, seguendo il modello proposto dalla dottoressa Ingrid Pretorius, direttrice di un importante progetto presso l'Anna Freud Center di Londra. Il seminario di oggi, che precede l'apertura del 17 ottobre prossimo della Casa dei Piccoli di Ravenna dopo la pausa estiva, ha avuto come relatrice proprio la dottoressa Pretorius, che ha affrontato il tema dell'aggressività e dei comportamenti difficili dei bambini. I think one has to think why is the child being difficult behaving. È una domanda difficile, però la prima cosa è cercare di capire che cosa è successo, cercare di capire che cosa c'è dentro della mente del bambino e cercare di aiutarlo. Ogni genitore si può porre la domanda, quando si deve porre però il problema realmente, quando un genitore si deve allarmare e a chi può chiedere aiuto. Well, it's quite correct that a child's development is not a straight line, so children do go through periods when they might have difficulties. For instance, when they are changing schools or starting school, there might be a period when the behavior and the emotions are a bit more difficult to manage. But most of those are transient difficulties that resolve themselves. It is when the child's behavior or emotional state remains difficult for a long time that the parents then might need to feel worried and seek some advice. Dice che lo sviluppo del bambino è uno sviluppo che non va avanti in una linea retta, ma subisce arresti, cambiamenti ed è molto dipendente da quello che succede nella sua vita reale, per esempio cambiamenti di scuola, cambiamenti di ambiente, e quindi questo rientra nell'ambito della normalità. Un genitore può chiedere aiuto quando vede che questo stato di agitazione rimane costante e non è legato a cambiamenti ambientali, e quindi può, questo è il momento in cui preoccuparsi, allertarsi e chiedere aiuto a qualche professionista, anche in servizi come il nostro. E che tipo di servizio offre la Casa dei Piccoli? Che mi preme sottolineare è proprio l'aspetto della prevenzione e della sensibilizzazione che cerchiamo così di realizzare attraverso proprio la Casa dei Piccoli, perché il disagio psichico parte originariamente, e riuscire a trovare uno spazio, un ambiente che favorisca proprio la comprensione, le domande rispetto ai genitori, alla loro relazione coi bambini, questo è un aspetto fondamentale, anche perché siamo operatori che veniamo e da un'esperienza nei servizi di igiene mentale, quindi abbiamo visto tanto il disturbo psichico, poi abbiamo la scuola di formazione che favorisce proprio l'aspetto anche dell'osservazione dei bambini, e poi anche, in questo caso per quello che mi riguarda, anche per l'esperienza come nonna, e quindi un elemento anche personale che favorisce proprio il portare avanti tutto questo. Una cosa però che mi preme sottolineare è quello che è l'ambiente culturale, e quindi proprio dove il territorio, dov'è che c'è la Casa dei Piccoli. E l'ambiente di Ravenna comunque è un ambiente un po' che ha delle difficoltà ad affrontare anche queste esperienze che vanno un po' oltre a quello che è l'atteggiamento pedagogico o l'atteggiamento delle regole o tante iniziative che vengono fatte per i bambini e per i genitori, perché quello che è importante è l'aspetto comprensivo, le ragioni per cui ci sono certi comportamenti rispetto ad altri. E da questo punto di vista noi, anche come l'esperienza di oggi, cerchiamo proprio di sensibilizzare. È l'opinione pubblica. L'esperienza che voi avete portato, che vivete insomma quotidianamente a Mantova, qual è? Sì, noi abbiamo cominciato con l'aiuto della dottoressa Pappi a partire dal gennaio 2016,
e adesso dopo l'interruzione estiva riprendiamo dai primi di ottobre e abbiamo avuto un notevole interesse delle popolazioni, delle mamme, dei nonni in particolare, abbiamo visto, anche dei papà abbiamo avuto e c'è stato un ottimo sviluppo. In particolare nelle mamme che sono poco sicure, hanno bisogno certe volte solo di un po' di rassicurazione, che stanno facendo bene, che le cose vanno bene, non necessariamente di bambini problematici, ma anche di mamme e bambini assolutamente normali, che però in questa fase particolare, preverbale, no, della crescita, hanno bisogno di un colpetto di rassicurazione, di un tentativo di decriptare le emozioni dei bambini in quel particolare periodo di sviluppo, e quindi la mamma non capisce e la si aiuta a capire perché il bambino in quel momento si comporta così e non in un altro modo, per cui abbiamo avuto una buona risposta. Adesso faremo un convegno il 1° di ottobre con uno psicoterapeuta infantile a parlare dei problemi di separazione per dare il via alla Casa dei Piccoli a partire da ottobre nella fase successiva. Al seminario appunto hanno partecipato diverse responsabili delle case dei piccoli di tutta Italia, in questo caso la responsabile di Pesaro. Perché secondo voi è importante il lavoro che svolgono le case dei piccoli e perché è importante che sia una rete? Ma per noi è stato sostanziale essere in rete, perché l'idea di poter accogliere tanti piccoli che potessero essere in una situazione di disagio o di eventuale disagio richiedeva un lavoro scientifico importante, e quindi anche che ci fosse un supporto dal punto di vista teorico e scientifico nazionale e anche internazionale. E quindi il poter essere qui oggi, così in tutti questi anni, noi a Pesaro abbiamo aperto la Casa dei Piccoli nel 2015, marzo 2015, ci ha permesso di poterci sentire sicure, di poter offrire un servizio così particolare per l'infanzia, però anche qualitativamente serio. Questa è stata la ragione per cui ci ha fatto incontrare con la Casa dei Piccoli di Ravenna e ci ha fatto scegliere questo tipo di progetto. Noi avevamo nel cuore l'idea di poter partire con un servizio di prevenzione al disagio per i piccoli a livello locale e quindi di poter prevenire, essendo delle psicoterapeute infantili, tutta una serie di disagi che poi si riscontrano nella terapia col bambino anche piccolo, quindi parliamo già di bambini di 5, 6, 8, 10 anni, e quindi di poter prevenire questo disagio e quindi il poter lavorare a livello serio, scientifico, internazionale ci ha dato una grossa spinta e un grosso desiderio di poter essere incordata tutti insieme per poter fare un buon lavoro, quindi poter offrire un servizio, seppur gratuito, di buon livello. E l'esperienza che invece state facendo a Trieste, quanto è importante e che tipo di rapporto avete anche con le istituzioni? Sì, noi a Trieste, come nelle altre case dei piccoli, abbiamo un legame comunque con le istituzioni pubbliche che si occupano di primissima infanzia, di prevenzione, e nel nostro caso appunto abbiamo presentato un po' l'attività con i distretti sanitari, anche i pediatri di base. E questo è un valore aggiunto comunque del progetto, perché ci permette comunque di avere a che fare con la famiglia a tutto tondo. E un altro valore aggiunto del progetto, la Casa dei Piccoli, appunto, è proprio quello degli incontri che tutti quanti insieme, tutte le case dei piccoli d'Italia, facciamo di supervisione e di formazione. Quindi c'è proprio un'idea in comune tra di noi e un'identità importante di questo progetto.